Per fare il punto sulle nuove misure di sostegno rivolte ai cittadini, l'assessore alle politiche sociali del Comune, Emanuela Tursini, ha chiesto un incontro tra Comune, INPS e Servizi Sociali. Dopo l'addio alle precedenti misure di sostegno, è opportuno saperne di più sulle nuove. Per questo è necessario sedersi attorno a un tavolo con i vertici dell'Istituto per la Previdenza Sociale, il Centro per l'Impiego e i Servizi, per capire come superare la fine del vecchio reddito di cittadinanza e poter gestire in serenità l'avvio delle nuove misure. Il tavolo servirà per monitorare questa fase delicata e giungere a un corretto utilizzo delle misure governative da poco varate. Per il Comune serve infatti una strategia congiunta per accompagnare i cittadini in questo percorso. L'assessore ha voluto rassicurare i cittadini perché il Comune già sta lavorando sulla presa in carico delle loro istanze ed esistono, ha voluto ricordare, già delle forme di aiuto concreto a sostegno dei cittadini bisognosi con misure idonee per poter garantire un loro percorso formativo e di inserimento professionale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto con il decreto lavoro degli strumenti, quindi inclusione lavorativa e sociale. Essi si pongono come evoluzione del reddito di cittadinanza, un'evoluzione che passa attraverso due strumenti, l'assegno unico di inclusione che parte da gennaio 2024 e il supporto formazione e lavoro che parte da settembre 2023. Quindi al fine di attuare al meglio queste misure abbiamo già convocato quindi un tavolo con gli attori coinvolti, con il centro dell'impiego e con l'INPS per adottare quindi tutte le misure necessarie a dare risposte a chi ha delle fragilità, quindi sia lavorative quindi che sociali. L'amministrazione è sempre vicina alle fasce quindi più deboli della popolazione. Abbiamo adottato in passato delle misure quindi specifiche e continueremo quindi ad adottarle ed a implementarle.